aspetto l'inizio di un nuovo ciclo, dopo 10 anni di successi con la Roma Visnova, è iniziato un nuovo ciclo che riparte da un settore giovanile di eccellenza e con un mix fantastico di grandi campioni che hanno militato negli ultimi anni nella prima categoria e che aiuteranno una nidiata di giovani molto promettenti a crescere per far sì che per la seconda volta riusciamo a fare il salto nei prossimi anni e ritornare nella massima serie maschile. E poi per quanto riguarda il femminile invece abbiamo veramente costruito un bel progetto, oltre 60 atlete che sono a livello assoluto nazionale un numero importante, con una serie a due anche qui infarcita di giovani e con tantissime bambine che si stanno avvicinando a questo sport bellissimo che è la pallanuoto. Per il 7º anno consecutivo, spero di poter trasmettere alla componente giovane di questa squadra le esperienze che ho potuto vivere alla Visnova grazie ai compagni che ho avuto e che per me sono stati di esempio nelle vittorie e nelle sconfitte. Quindi innanzitutto un approccio positivo sia a livello tecnico e mentale alle partite sia a livello di gruppo. L'obiettivo di quest'anno è quello di far bene, di fare un buon campionato, è una squadra molto ringiovanita, grazie a una collaborazione con l'Anguillara Nuoto che ci ha portato delle ragazzine nuove, quindi è una squadra meno esperta, quindi il primo periodo dovrà amalgamarsi, però siamo ottimisti e potrà fare un buon campionato, quindi dare massimo impegno sin dall'inizio e non preoccuparsi delle difficoltà iniziali che sono, sicuramente ci saranno.